Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un prodotto che mi sta molto a cuore in questo periodo. Si tratta dei rossetti Diva Crime della Nabla Cosmetics. Ne voglio parlare bene al 100%, anche se non si tratta di un prodotto ecobio, biocertificato, è comunque un prodotto con un buon inci. Ve lo faccio vedere da vicino, lo potrete trovare comunque anche sul sito Nabla. E si trova riportato sulla confezione di cartone con la quale vi verrà spedito il rossetto. Si tratta di un prodotto senza siliconi, parabeni, mineral oil, ftalati, PEX ed EDTA. All'interno di questa scatolina quindi si trova il rossetto vero e proprio nel suo packaging in grigio metallizzato scuro, la scritta Nabla. E questo packaging è piuttosto piccolo e questo è un gran vantaggio perché di solito porta con sé il rossetto per eventuali ritocchi. Io infatti lo metto sempre dentro una piccola pochette all'interno della borsa e quindi più piccoli sono i trucchi, meglio riescono a entrare dentro questa pochette insieme allo specchietto, varie spugnette, eccetera eccetera. Le tonalità che io ho sono ben tre: ombre rose, domina e rouge mon amour, quindi sono un rosa, un prugna e un rosso. Quello che io indosso in questo video è proprio il rouge mon amour, cioè un bellissimo rosso. Ciò che mi piace molto di questi rossetti è che si fissano molto bene sulle labbra e danno un effetto matte eccezionale e non si trasferiscono sulla pelle nel momento in cui, date un bacio, ecco, faccio la seconda prova, praticamente a meno che proprio non dovete strofinare le labbra, in quel caso ok, possibilmente si svara un po', però un rossetto che proprio si fissa benissimo. Io questo rossetto l'ho messo con la matita contorno labbra pastello della Neve Cosmetics Teatro Crimson, che è proprio questo rosso che si assomiglia molto. Io vorrei dire alla Nabla una cosa, che mi piacerebbe avere le matite della stessa tonalità del rossetto, cosa che loro ancora non hanno fatto, perché quando io metto il rossetto preferisco avere il contorno labbra ben definito da una matita. Mi piacerebbe che loro creassero le matite proprio della stessa tonalità. Credo che tantissime ragazze che hanno già acquistato i rossetti acquisteranno anche le matite. Vi faccio vedere le altre due colorazioni, cioè ombre rose e domina. Ombre rose ce l'avevo nell'ultimo video che ho registrato ed è un rosa antico, quasi nude, tonalità che non è molto impegnativa. Se facciamo un trucco occhi molto forte, l'ombre rose ci sta divinamente, soprattutto per un trucco giorno. Poi il domina è un prugna molto intenso, abbastanza scuro, che io solitamente applico con il pennello onde evitare sbavature varie, visto che comunque non ho la matita dello stesso colore, e in modo anche da non ottenere un effetto troppo marcato del rossetto, che se applicato con troppa intensità per l'appunto risulta fortissimo scuro sulle labbra. Quindi meno prodotto mettete più chiaro risulta, essendo per l'appunto il rossetto molto intenso. Il prezzo dei Diva Crime si aggira intorno alle 13,90 €. Non è né un rossetto low cost né un rossetto eccezionalmente caro. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che non è un prodotto che secca le labbra e non evidenzia le pellicine che ogni tanto si vanno a creare quando le labbra sono secche. Proprio nutre in profondità la pelle delle labbra e si ottiene comunque un effetto abbastanza matte su di esse. Voi avete questi rossetti? Che tonalità?
modalità state utilizzando per ora, fatemelo sapere qui nei commenti sotto. Qual è la vostra preferita, appunto? Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!